Benvenuti per questo sedicesimo appuntamento con il commento sulle categorie pisane. E allora partiamo subito dalla prima categoria. E domenica c'è stato il derby fra le nostre due rappresentanti, il Portapiaggio ed il Calci. Hanno vinto i padroni di casa di Mister Cecchi per 2-1. Il Calci è partito bene, ha fatto un buon primo tempo, ha trovato subito il vantaggio con il rapido attaccante Luperini. Nella ripresa il Calcio è rimasto in 10, il portapiagge ha messo in vetrina l'attaccante africano Falle, autore di una doppietta, ed ha ribaltato il risultato. E per Falle 5 reti nelle ultime due partite dopo la tripletta di 7 giorni fa a Castiglioncello. Calcio penalizzato anche dall'espulsione di Carli, il Portapiaggio ha sbagliato anche un calcio di rigore nel primo tempo con De Lucia. Portapiaggio al quarto posto, 8 vittorie, 6 pareggi, 3 sconfitte per la squadra di Mister Cecchi, 23 reti realizzate e 15 subite. Domenica in casa del Capannoli, terzo in classifica, una prova verità per capire se il Portapiaggio si dovrà accontentare dei playoff o può sognare anche una promozione diretta. Calci che resta ultimo insieme a Livorno Nord e Pontino, è arrivata una sconfitta dopo delle vittorie consecutive per cui nessuna preoccupazione. Domenica in Val Graziosa arriva l'audace Isola d'Elba, vincere vorrebbe dire risollevarsi ancora di più da una situazione che già è comunque rimessa a posto. Buona la prestazione di Lucchesi ieri. Per quanto riguarda la seconda categoria, la Marinese non è più ultima. Dopo la vittoria di 7 giorni fa è arrivato anche il pareggio in casa dell'Atletico Capezzano. La squadra di Mister Dapprato perdeva 2-0 e ha recuperato il pareggio con Aquas e Del Papa. Meno 6 dalla salvezza diretta, i neroverdi possono ancora raggiungere l'obiettivo senza dover passare dai play-out. Nel girone la Scintilla è virtualmente prima dopo la vittoria di ieri sull'Aiatico per 1-0. Buone le prestazioni di Antonelli e Balagi, la rete è stata messa a segno da Nardi. Dicevo virtualmente perché il Belvedere ha fatto probabilmente reclamo e la partita della Scintilla, che aveva vinto 1-0 una settimana fa, potrebbe essere ribaltata a favore del Belvedere. Resterebbe in caso di penalizzazione della Scintilla, resterebbe al comando da solo l'Antignano Banditella che ieri nel recupero ha avuto la meglio sull'Atletico Tirrenia. Vitorano in vantaggio con Serra, subiscono il pareggio, ritornano in vantaggio con Parri, ma poi nella ripresa incassano il 2-2 e dei minuti di recupero il 2-3, una brutta sconfitta per l'Atletico Tirrenia, buone le prestazioni di Donati e Bencini, tutta la squadra ha fatto bene ma è uscita sconfitta. L'Aquila Metato aveva una partita importante in ottica playoff contro il Crespina in casa allo Scirea, ma non è andata oltre il pareggio a reti bianche per 0-0. Una buona Aquila Metato, ma il Crespina ha meritato il pareggio. Buone le prestazioni di Bongiorni e Vignali la squadra di Chelotti è comunque a meno 4 dal quinto posto, quindi ancora tutto è possibile. Sconfitto invece a Belvedere, a Santo Pietro Belvedere, il Ghezzano per 2-1. Il Ghezzano adesso è quintultimo in piena zona play-out, deve stare molto attento. 5 vittorie, 5 pareggi, 7 sconfitte per la squadra di Noccioli e Sorrentino e domenica a Pisa arriva la capolista Antignano Banditella, per cui un impegno da non sottovalutare, il Ghezzano deve stare molto attento. Il Pappiana aveva una partita fondamentale con l'Atletico Casciana Terme, purtroppo non l'ha sfruttata e ha pareggiato allo scadere proprio nei minuti di recupero con Barzanti sul calcio di rigore e gli ospiti erano andati in vantaggio. Il Pappiana ha fatto bene. Buona la prestazione di Nicoli e anche quella del giovane Mingaroni al quale è stata annullata una rete, ma comunque non è riuscita a ottenere i 3 punti. Per
Pappiana ultimo a 12 punti insieme a Butese e Real Nuova Corea. Domenica big match a Buti contro la Butese, la squadra di Mister Cattei non può sbagliare. Passando alla terza categoria, nel girone B, quello della domenica, perdono tutte e due le squadre pisane. Tirrenia travolto 4-1 a Montecastello, resta purtroppo terz'ultimo. Lo Sporting perde in casa col Vada 1-2 e mantiene la quinta posizione, ma lo Sporting è in calo. Per quanto riguarda il girone A, abbiamo una sola capolista, ennesimo cambio al vertice, questa volta fa festa il Vecchiano, batte il Troiano 1-0 ed è primo a 40 punti. In seconda posizione l'Acciaiolo che si ferma in casa della Bellani e viene agguantato a 38 punti dalla Lorenzana che espugna il campo del Fornacette. Resta al quarto posto a 36 il Trettori Terricciola, clamorosamente sconfitto 0-3 in casa dalle filettole di Mister Guadagno. Un risultato davvero a sorpresa, ma il campo ha detto questo. L'Ascella ottiene la sua seconda vittoria consecutiva imponendosi 2-1 sul Castel del Bosco, vittoria del Gello 3-1 in casa del San Sisto. L'Aurora invece si ferma e viene bloccata in casa dal Latignano sullo 0-0. Pareggio ricco di reti tra la Gazzella di Mister Palla e il Migliarino di Mister Del Ticco. Alla fine termina 2-2. Il Sanfrediano in coda batte il Portanuova 3-0. Questo è tutto, vi do l'appuntamento alla prossima puntata. Grazie a tutti, arrivederci.